Eccoci, benvenuti a una nuova puntata di City Report. Questa settimana siamo con due ospiti particolarmente forti sul territorio che conoscono le problematiche cittadine. Partiamo da Fabrizio De Pasquale. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Fausto Montone, esperto sicurezza. Dove siamo oggi? Oggi siamo andati nel territorio del Municipio 7, dopo che ci sono arrivate moltissime segnalazioni per dei fuochi che praticamente rendevano invivibile l'aria respirabile intorno a questa zona. Le costruzioni, tra l'altro, che ci sono intorno, ce ne sono anche di nuove a piani, stanno soffrendo appunto questa situazione e chi ha preso casa lì dice: ci hanno fatto venire il dubbio di aver fatto una buona scelta. Tutto questo poi incentivato dal fatto che quest'area non è sorvegliata, ha delle baraccopoli, ha comunque dei clan zingareschi che spadroneggiano per la zona, quindi via San Giusto, via della Rovere, e siamo proprio a fianco alla caserma che vi avevamo mostrato qualche tempo fa, occupata e poi sgomberata nell'arco di qualche mese, anche forse grazie al nostro intervento. Comunque, per fare un punto della situazione, agevoliamo il servizio, grazie. Benvenuti a tutti, siamo nel Municipio Queste sono le case 7, nuove. stiamo Abbiamo avuto andando a il coraggio vedere di una costruire delle situazione case lì. che molti cittadini ci hanno denunciato come preoccupante. Sono Tullio Trapasso, a fianco a me c'è Daniele Menti, supervisore del comitato anti-racket che già conoscete, e da Aurelio Miranda che è di Voci di Periferia. Perché ci troviamo qui? A parte le varie segnalazioni, come vi ricordate, noi eravamo stati per l'occupazione di Piazza d'Armi un po' di tempo fa, sempre con Aurelio. Dopodiché eravamo stati per lo sgombero di Piazza d'Armi. Che cosa è successo nel mentre? Beh, quello che è successo nel mentre lo vedrete con le immagini di Paolo Rusconi tra pochi minuti. Seguiteci. Ma e questi orti come funzionano? Sono Abusivi. tutti abusivi? Tutti abusivi. Allora, l'orto che c'è qua a fianco è abusivo. Ora sta di nuovo, come tu, un bel sito, siamo 200 euro. Ma no, perché... No, perché 3.000 euro. No, sì, sto no, arrivando. no, perché... No, ma non ho capito, scusami, allora, spiegami una cosa. Cioè, tipo, questo appezzamento di terra qui che è abusivo viene pagato a qualcun altro per essere preso? No, pensiamo, ci sono dentro io, vieno uno, diciamo, per un pezzo di orto, diciamo qualcosa, no? Diamo 100 euro di soldi. Però non si potrebbe fare, Non perché si se potrebbe sei fare. abusivo è come se ti vendi la macchina Allora non ce la rubata, eh. do, ci sto io. No, perché Così. c'è anche l'attrezzo. Per quello, non è che ci vendono orti, Ma la c'è la domanda stessa. Non è, posso prendere un secondo? certo, a chi è che si vendono sti orti? Chi è che li prende? Per gli italiani che coltivano mi sa che ce n'è Mario, che pochi. cazzo sei? Guarda, loro sono arrivati qua 5-6 anni fa. Loro sono filippini? Filippini, sì. Prima eravamo tutti italiani. Ma voi, tu che fai? Vivi qua e coltivi? O vivi da un'altra No, parte? no, Ah, ok, coltivi solo. Ma non è che ci vivi qua dentro? No. Qualcuno che ci vive c'è, non è che dobbiamo fare la morte del qualcuno cielo, ci vive dall'altra però parte, qualcuno che ci vive ma dentro anche i qua romeni, cioè, ci purtroppo arriviamo. si è messi male se c'è qualcuno che Purtroppo c'è. vive in una situazione del genere, perché qua non c'è il collegamento con le fogne, non Non c'è c'è... niente, qua è allo stato brado. Questa visione veramente triste del Municipio 7, questi orti a fianco a Piazza d'Armi, e certamente ci rattrista il sapere che queste proprietà abusive passano di mano, secondo qualcuno... per 100 euro, insomma, in questa maniera però si favorisce il malaffare, l'immigrazione clandestina e chissà quant'altro. Vediamo cosa troviamo avanti e andiamo. Thank you.
Paolo vi farà vedere adesso dei cavi di rame che tra l'altro sono già stati sguainati, quindi il rame all'interno è già stato levato, ovviamente loro lo fondono, ne fanno dei pezzi unici e poi lo vanno a vendere. E avete appena visto questa strada dell'orrore, fuochi per bruciare i detriti, capanne vendute abusivamente, immondizia, detriti, a due passi veramente, qui siamo in via San Giusto, dall'ospedale San Carlo. Cameraman Paolo Rusconi ci sta facendo vedere tutto materiale elettrico buttato qui senza un senso logico, quando abbiamo delle isole ecologiche a Milano che potrebbero tranquillamente ritirarlo. Un altro rogo, ma qualcuno sa che cosa è stato bruciato e che cosa stanno respirando i malati e i cittadini del municipio 7 che abitano qua vicino, comunque anche quelli che transitano? Non sono cose che durano da un giorno, una settimana, un anno, sono situazioni che si perpetuano forse da decenni e nessuno ha mai voluto metterci piega a questa situazione, ma perché? A chi fa comodo? Abbiamo trovato proprio qui alle spalle del San Carlo una tenda per due persone con le cibarie, le mele e quattro coltelli solo all'ingresso, più tutti quelli che ci sono in laterale. Complimenti, veramente una zona sicura, una persona, una mamma, un bambino possono venire a fare una passeggiata nel verde tranquilli qui. Ma la sicurezza a Milano chi la deve fare? La devono fare i cittadini o la devono fare le istituzioni che sono pagate per quelle? E soprattutto una tenda così non viene montata in un giorno? Guardate qui cosa vi tiro fuori, che è imboscata appositamente. No, tieni, riprendi, prima. Guardate qua cosa c'è. Scoperta qua sotto. Non so se qualcuno l'ha vista, è stata fatta apposta sta roba. Guardate qua, una motocicletta. Adesso vediamo se c'è una targa. No, casualmente la targa, ops, non c'è. Posteggiata da questi signori in un campo verde, coperta da degli stracci. Qua sicuramente ci sarà qualcuno che se la sta piangendo, che l'avrà comprata, avrà fatto dei sacrifici per poterla comprare, questi signori se ne sono appropriati, d'altronde non pagano l'alloggio, non pagano tantissime altre cose, volete che vadano a lavorare e si comprino le moto? No, le vengono a prendere a casa vostra. E questo è uno dei risultati di questa politica dell'accoglienza buonista. Andiamo avanti, tutti qua. Pensate che siamo in India, in Africa, in qualche posto del genere, non è così. Siamo sempre nel territorio del municipio 7, dove i cittadini continuamente continuano a tempestare di mail la giunta comunale, l'assessore alla sicurezza e tutte le autorità predisposte. E guardate cosa ci troviamo qui. Anche qui, come dall'altra parte, dove abbiamo trovato le moto rubate, i fuochi, dove si bruciano i rifiuti, poi diciamo che la terra dei fuochi è solo in meridione, anche qua a Milano, se la si lascia andare avanti così,
e non interviene mai nessuno. Vediamo cosa c'è qua. Questo è un cartello stradale, ovviamente bruciato perché non fa così la ruggine un cartello, ma è proprio deteriorato dal fuoco. Un'altra tenda tra le case dei cittadini, dietro l'ospedale San Carlo, in un posto dove non ci dovrebbe essere. Abbiamo trovato all'interno di questa capanna dei documenti buttati dentro un portafoglio, l'abbiamo aperto per capire se era frutto di qualche furto. Questa invece è la fattura di questo negozio di Roma che gli ha venduto una SIM, una ricaricabile, che è la famosa Lica Mobile che vi ha fatto vedere Paolo, quella scheda telefonica ricaricabile contro la legge, venivano date senza avere un nominativo. E siamo al termine di questo reportage, è stato molto lungo, molto faticoso, tra spine, un territorio molto frastagliato, buche, eccetera, e soprattutto tutto quello che abbiamo trovato, dalle moto rubate ai fuochi fatti per smaltire comunque tutto quello che non sarebbe possibile smaltire in altra maniera, quindi fuochi che inquinano i polmoni di tutti quanti, e un'insicurezza con queste tende, con questi personaggi che ci vivono dentro, è veramente inquietante. Abbiamo trovato anche un pallone e della vicina Visconti e dei ragazzini che l'hanno perso dalla rete, ma sicuramente non vengono dall'altra parte della rete a recuperarlo perché è pericoloso, e questa è una dimostrazione. Per oggi abbiamo finito da Via delle Rovere, Piazza d'Armi, vi salutiamo, io e Paolo Rusconi, seguiteci, City Report. Guarda come va veloce! Vai, Tony! Tony Fassina! Quando le emozioni si fondono con la passione, nascono grandi progetti. Fassina, da oltre 20 anni, è il punto di riferimento nel settore delle automobili, con ben 15 marchi di auto nuove, officine e magazzini di cambi moderni ed efficienti, la più ampia disponibilità di vetture aziendali, chilometri zero e usate. Ciao Tony, vieni, arriva con una macchina! Tony Fassina, grandi emozioni per grandi clienti. Benvenuti in questo nuovo punto vendita Mondoflex. Siamo nel negozio di Monza. Vogliamo iniziare bene questo nuovo anno con i saldi invernali 2019. Entrate nei nostri negozi, seguite il bollino rosso, sicuramente troverete l'affare che state cercando. Reti e materassi di nostra produzione scontati del 30, 40, 50% e tantissimi articoli di fine serie o da campionatura con un ulteriore sconto del 20%. Ma non solo, divani letto certificati dall'Istituto Italiano di qualità scontati del 20%, poltrone con meccanica italiana certificata detraibili dalla spesa sanitaria scontate del 30%. I saldi Mondoflex sono anche piumini d'oca leggeri, traspiranti, anallergici scontati del 20%. Seguite il bollino rosso, i saldi Mondoflex vi aspettano. Bimbineria, un baby store di oltre 1200 metri quadri, la qualità delle migliori marche a prezzi imbattibili, carrozzine, passeggini, seggioloni e seggiolini auto, culle, lettini, camerette e corredini, abbigliamento e tantissimo altro, e solo in questo periodo con sconti fino al 70%. Bimbineria è a Cernusco sul Naviglio, strada statale Padana Superiore numero 28, con disponibilità di ampio parcheggio riservato. Infoline 0292148051 e sul web bimbineria.it.
Eccoci a rientro, avrete potuto vedere le immagini. Io ancora oggi a vederle rimango scosso. Abbiamo trovato di tutto, dalle tessere telefoniche che usano di solito i terroristi, quindi senza essere registrate, documenti eccetera, alle moto rubate, anzi comunico al dottore che già sa del San Carlo che quella è la sua moto, quindi potrà andare a recuperarla prossimamente. Adesso dovrebbero esserci vigili che la vanno a recuperare per noi e chiedo direttamente a Fabrizio De Pasquale. Questa situazione nel territorio di Milano sembra di essere in qualche altra parte del mondo. Sì, ma io vi ringrazio perché voi tutte le settimane fate questi servizi, andate, documentate il degrado che c'è in alcune zone di Milano, purtroppo sempre di più, e fate anche, come dire, un lavoro che forse dovrebbero fare anche la vigilanza urbana, le istituzioni. E questo ci aiuta molto a far capire che la realtà di Milano non è quella patinata del sindaco Sala che si fa i filmati mentre scia a Cortina o mentre, diciamo, fa le sue attività per i salotti, per i quartieri alti di Milano. Milano è anche questo e soprattutto questo, perché chiaramente le periferie di Milano sono spesso in queste condizioni. Non sono così però per caso, ma come avete documentato voi sono così perché si lascia andare giorno per giorno il degrado. Quindi qui ci sono vari problemi. Sicuramente c'è l'abbandono di queste zone, c'è il fatto che si è consentito di costruire delle baracche abusive, delle tendopoli abusive. E che si vendono, e lo si sa, perché c'è addirittura qualcuno ha messo anche l'annuncio su qualche giornale. Come vedete, appunto, ci sono situazioni che magari noi penseremmo che sono situazioni da sud, eccetera, in realtà poi si svolgono pure qua, con gente che si vende l'orto, che affitta l'orto, che si vende il posto letto lì. E allora, vediamo un po' di inquadrare la situazione dal punto di vista amministrativo. Mentre la situazione è questa, il Comune di Milano discute che cosa fare di questo parco, vuole, diciamo, in questo terreno è stato, mi pare, venduto ormai ad una società che appartiene alla Cassa Depositi e Prestiti, quindi al governo, che poi dovrebbe farci qualche tipo di valorizzazione, dicono loro, speculazione, diciamo noi. Innanzitutto questo terreno noi abbiamo sempre detto che dovrebbe essere destinato a un vero parco per i milanesi e a delle case per gli addetti alla sicurezza, le forze dell'ordine, i militari, eccetera. Comunque, mentre in comune si discute di questo, mentre in città vengono messi dei divieti diciamo che dovrebbero garantire la salute e la salubrità dell'aria, poi tu ci hai fatto vedere che qua vengono fatti dei fuochi anche sicuramente con materiale molto, molto tossico e molto nocivo per la salute di tutti noi. Quindi già qui dovrebbe subito intervenire qualcuno, e tra l'altro ricordo che anche quest'estate ci sono stati degli incendi non lontano da lì al Parco delle Cave. Poi c'è un altro aspetto, in questo momento il sindaco Sala e il suo assessore Maiorino sono tutti impegnati a dare ospitalità a quelli che secondo loro dovrebbero essere messi fuori legge del decreto Salvini. Ma se andiamo a vedere l'umanità che c'è qua, queste sono tutte persone che già dovrebbero essere già state espulse, sono tutti irregolari, cioè nel migliore dei casi queste sono persone che hanno fatto la domanda di diciamo essere riconosciuti come rifugiati e poi hanno visto bocciata questa domanda e quindi hanno in tasca nel portafoglio un foglio di via, però girano per la nostra città. E poi c'è il sindaco e Maiorino che dicono: oh, poverini, bisogna dargli un tetto, che cattivo Salvini che gli ha, diciamo, ha fatto sto decreto per mandarli via, eccetera. La realtà è che quelli che loro chiamano invisibili sono visibili, chissà quanti ne ha visti Tullio, sono in giro in tutti questi luoghi dove c'è insediamento abusivo. È il problema che creano anche parecchi danni, perché vediamo che una buona parte, quasi l'80% della criminalità che c'è in alcune periferie ormai è totalmente in mano a irregolari, senza nome o gente che comunque vive di espedienti. Ma un'altra cosa che ci colpisce, faccio una domanda a Fausto, noi siamo stati anche al Palasharp, abbiamo documentato tra i primi il Palasharp, le situazioni appunto delle schiave bianche, dell'eroina che andavano a comprare la droga, ragazze italiane, eccetera. Abbiamo sentito che in questi giorni qualcosa si è mosso, hanno detto no, rimetteremo a posto il Palasharp, ma come? Se vinciamo le Olimpiadi, famose manifestazioni sportive. Cioè si può pensare a programmare una città in base a un evento aleatorio?
No, sicuramente bisogna agire su due tempi. Uno immediato, perché questa è una vera e propria bomba ecologica, è l'illegalità nell'illegalità, quando tu vendi una cosa che non solo non è tua, ma è addirittura abusiva e irregolare, veramente ti prendi beffa di tutte le leggi possibili e immaginabili. Come diceva Fabrizio De Pasquale, correttamente, blocchi un'area al traffico, l'area famigerata area B, e poi permetti, perché decenni tu hai documentato egregiamente, che vengono bruciati rifiuti tossici. A fianco all'ospedale San Carlo, dove addirittura, che è un presidio di sanità, oltre che deve essere tutelato qualsiasi cittadino, ma lì dovrebbe essere l'igiene e la sanità per eccellenza. Ma tra l'altro, scusami se ti interrompo, prego, Fausto, e la devo dire perché mi viene la pelle d'oca. Allora, circa 3 mesi fa, Fabrizio, eravamo stati via Giambattista Grassi, che è il municipio 8. Sì. Perché te lo collego? Un ospedale? Abbiamo scoperto che davanti a questo ospedale c'era sta proprietà che era ex Monte Edison, bloccata lì da anni, già dai tempi di Expo, dove bruciavano i rifiuti. Sono le stesse famiglie bulgare, bosniache, che troviamo qui dentro, che si stanno dedicando nell'area di Milano a fare, creano proprio la terra dei fuochi a Milano, sono solo loro, tutti scarichi a pagamento. Purtroppo qualche giorno fa c'è stato un incendio, anche tu ho letto che hai scritto qualcosa, proprio lì, di fronte all'ospedale. Sai che l'ospedale ha dovuto chiudere tutte le finestre e accendere l'aereamento, certo, diciamo, di sicurezza, perché non si respirava? Ma è possibile, tollerabile una cosa del genere? Sì, tra l'altro, diciamo, proprio per aggiungere altra cronaca e altra storia, diciamo, nel campo Rom che c'è lì vicino, che è già nel comune di Baranzate, molte persone ai tempi di Expo sono state rimborsate per poter tornare a casa loro, poi sicuramente sono anche già tornate. E spesso i bambini che stanno in quel campo purtroppo tirano anche delle cose sulla strada, quindi mettendo in pericolo gli automobilisti dell'autostrada A8. Ma cioè, qui il concetto è che tutta la città è piena di queste enclave. Abbiamo fatto un censimento, ci sono a Milano almeno 300 fra aree e edifici abbandonati, privati e pubblici, dove si insediano tutti questi che sono assolutamente degli irregolari, sono tutti degli extracomunitari abusivi. Ripeto, in alcuni casi col foglio di via in tasca, in altri casi non hanno manco fatto la procedura per essere riconosciuti come rifugiati o per avere la protezione sussidiaria. Queste persone, evidentemente, secondo me, bisognerebbe cominciare a mettere in pratica sto benedetto decreto sicurezza. Cioè, che è quello che chiedono i cittadini, poi. Qui siamo in una zona non lontana anche dal quartiere di San Siro. Io ricevo moltissime lettere da abitanti di San Siro che dicono: va bene, non mi state a raccontare se la colpa è dell'ALER o dell'MM o del CUNE, eccetera. C'è qualcuno che è preposto a fare gli sgomberi in Italia? Stiamo aspettando che lo faccia questo qualcuno, perché adesso da qualche mese c'è un nuovo ministro, un nuovo prefetto, un nuovo questore, quindi speriamo che si faccia quello che la legge prevede in questi casi, perché situazioni di questo genere, certamente il comune ha colpe gigantesche, però cioè, bisogna anche partire dal ripristino della legalità, cioè bisogna partire a fare gli sgomberi, a prendere le persone, bisogna aprire a Milano il centro per il rimpatrio, dove mettere i personaggi più pericolosi di quelli che vengono. E le strutture ci sono, si potrebbero anche usare quelle, bravo, che sono in questo, cioè, momento. Ci sono già in via Corelli, sono lì, però ancora, diciamo, si sta perdendo del tempo. Ma io vi ringrazio anche perché voi ci avete consentito di vedere che esiste all'interno di Milano una bellissima area verde, perché quello potrebbe diventare un parco dove vanno le mamme, i bambini a giocare, eccetera, che sarebbe anche facilmente collegabile col Parco delle Cave. Però lì chiaramente in questo momento invece ci sono abusivi, ci sono clandestini, ci sono sicuramente dei delinquenti, perché quelle schede lì che tu ci hai fatto vedere denotano che queste persone sicuramente... Attenzione, abbiamo anche la ricevuta, abbiamo appurato che è così. Cioè quelle persone non vogliono essere identificate, non vogliono essere ascoltate, quindi diciamo, io penso che anche le forze di sicurezza dovrebbero drizzare le orecchie quando si vedono immagini di questo genere. Ma poi soprattutto pensiamo a tutto il degrado, furti, refurtiva, spazzatura che viene buttata lì, cioè viene proprio completamente
annullato tutto il buon lavoro che fanno i milanesi, che sono molto civili, che fanno la raccolta differenziata, che cercano di curare la città, che segnalano a noi ogni qualvolta c'è qualcosa di degrado. Poi però diciamo, lì staremo parlando di 100-150 persone che stanno devastando un bellissimo pezzo di verde della nostra città. Posso confermare quello che voi avete detto, i ragazzi che giocano nella squadra di calcio della Visconti hanno subito tantissimi furti di materiale per giocare a calcio. L'ospedale, spesso chi parcheggia lì ha la propria macchina parcheggiata o col vetro diciamo rotto. Addirittura, scusami, siamo arrivati che hanno portato via la moto di un medico del pronto soccorso all'interno del posteggio della San Comunque, Carlo. Comunque io veramente vi ringrazio, perché secondo me queste immagini dovrebbero essere fatte girare su tutti i social, su tutte le TV, perché dimostrano che a Milano c'è tantissimo da fare e invece il comune fa soltanto tantissima propaganda. Ecco, spero che questa settimana non mi puntino il dito contro dandomi del razzista, a me, a te non la danno di sicuro, no. A me, perché questa volta quelli che vendono queste proprietà sono italiani, almeno in questo caso, cioè, non sono andati a cercarli apposta, purtroppo qui chi vende è italiano e tutti i restanti invece sono... Cioè, il malaffare non ha colore. Sì, ecco, diciamola così, vorrei dire qualcosa di peggio, ma poi so che qualcuno si offende, ci denuncia. Tullio, non c'è nessun razzismo qua, cioè qua si tratta solo di affermare il principio della legalità. Esatto. E noi vogliamo che in queste zone venga rispettato il principio della legalità, vogliamo, a prescindere se sono italiani che sbagliano o se sono stranieri, questo non cambia. Purtroppo finché ci sono delle enclave così, poi non meravigliamoci se nella relazione dell'anno giudiziario è stato comunicato che a Milano i furti sono aumentati del 500%, cioè i furti negli appartamenti sono aumentati del 500%, ma è normale, se ci sono delle zone come quella lì dove la gente si può nascondere alla furtiva, può imboscarsi, può vivere senza essere controllato e verificato, è normale. E poi, non per essere pessimista, ma tanti ormai non denunciano neanche più perché purtroppo vedono come va il giro del fumo e capiscono che non serve più a nulla se non a perdere tempo. Questo gli diciamo, noi diciamo sempre che continuate a denunciare, perché è l'unica maniera che avete legalmente per riuscire a mantenere un minimo di legalità. Scusa, si interrompe, è incredibile che la moto rubata e denunciata, il furto denunciato a fianco al San Carlo sia stata rinvenuta da voi e non dalle forze dell'ordine. Guarda, comunque ti posso dire una con cosa. Con tutto rispetto alle forze dell'ordine. Era veramente imboscata bene. Tu hai visto che manovra abbiamo dovuto fare per tirarla fuori. Lì serve qualcuno che entra, come dice giustamente Fabrizio, lì ci vuole il prefetto che ordina una squadra di entrare. Il singolo vigile non entra lì dentro a tirarti fuori la moto. Beh. Alt, però tu sei un civile coraggioso, senza armi e senza diciamo strutture per poter accedere, perché non può farlo un addetto alla sicurezza che è preposto solo a fare questo. E non questa mi sembri Rambo, No, no, assolutamente. Anche se forse un po' lo sei, come diceva. No, io sono un cittadino impegnato, stufo di questa amministrazione che non ci sta dando risposte da anni, certo. Anche la precedente sulla sicurezza, la legalità, l'ordine e anche la giustizia, se stiamo a vedere l'aria, eccetera. Comunque, ora salutiamo Fabrizio De Pasquale che ha un impegno e deve andare via, ci vediamo prossimamente. Arrivederci a tutti, grazie. Rimane qui con noi Fausto e tra un po' si aggiungerà una persona che conoscete, Aurelio Miranda di Voci di Periferie. Grazie. Quando le emozioni si fondono con la passione, nascono grandi progetti. Fassina da oltre 20 anni è il punto di riferimento nel settore delle automobili, con ben 15 marchi di auto nuove, officine e magazzini di cambi moderni ed efficienti, la più ampia disponibilità di vetture aziendali, chilometri zero e usate. Ciao Tony, vieni, arriva con una macchina! Tony Fassina, grandi emozioni per grandi clienti. Lo studio odontoiatrico Masci si trova a 2 passi da Piazza Duomo e da 30 anni si prende cura della salute dei propri pazienti, offrendo consulenze gratuite e preventivi senza sorprese per ogni tipo di intervento.
Da noi troverete i migliori dentisti specializzati in implantologia, ortodonzia invisibile, protesi, sbiancamento, faccette estetiche, terapie laser e cura del sonno. Inoltre sarete affidati allo stesso medico per tutto il periodo di cura. Lo studio Masci è riconosciuto dai principali fondi di assistenza sanitaria e offre pagamenti dilazionati senza interessi. Sono il dottor Masci. Se hai un problema ai denti, chiama subito il numero in sovraimpressione per una consulenza immediata. Sarà un anno incredibile le nostre concessionarie Messa. Vivremo insieme tantissime novità marchiate Renault e Dacia. A Monza di Mercate Messa e concessionaria Renault e Dacia, presso i due eleganti showroom, è possibile conoscere l'intera gamma di vetture e veicoli commerciali, le auto elettriche, ma anche la vasta disponibilità di vetture chilometri zero con 5 anni di garanzia e le aziendali con garanzia fino a 4 anni. Messa dispone ovviamente di tantissime vetture usate, revisionate e garantite e di due officine super attrezzate per tutti i tipi di manutenzione per i tagliandi e per la sostituzione dei pneumatici. Per la tua Renault Dacia nuova, chilometro zero aziendale e usato dalle migliori marche, ti aspettiamo da Messa, concessionaria Monza e Vimercate. Tornati, Fabrizio De Pasquale è dovuto andare, siamo qui ancora con Fausto Montroni e Aurelio Miranda. Salve a tutti. Aurelio Miranda, tra l'altro ormai lo conoscete da un paio di settimane, frequenta il nostro gruppo televisivo qui di City Report, ma soprattutto è molto documentato. Fagli vedere il faldone, ecco, poi ci spiegherà dopo cosa c'è. Io volevo invece chiedere a Fausto, che tutti voi ricordate, a parte come imprenditore, ma anche come primo presidente della Commissione Sicurezza Milano, ma quello che ti voglio chiedere, Fausto, ai tuoi tempi, se un cittadino avesse mandato un pacco di mail così al tuo ufficio, cosa avresti fatto? Guarda, ai nostri tempi un'area simile, forse ancora più degradata, l'ex autoparco della mafia, è stata sgomberata con un maxi blitz. È stata bonificata e sono stati edificati addirittura dei palazzi dove invece prima regnava una situazione molto simile, degrado, rifiuti, eccetera, eccetera. Questo con la volontà di fare le cose, di mettersi intorno a un tavolo con tutte le istituzioni, anche lì c'era il Ministero delle Finanze che era proprietario dell'ex campo di Volo Taliedo, più conosciuto come l'autoparco della mafia, Comune, Regione e Aler. Quando quattro soggetti si incontrano e c'è la volontà e la capacità, cose pressoché sconosciute, devo essere sincero, per queste ultime due giunte, si fanno cose in un'area ben più degradata e pericolosa. Voi vi ricordate dalle cronache, hanno trovato addirittura cadaveri lì e quindi insomma ci siamo capiti quanto fossero ancora più pericolose. Adesso sorge un parco e a fianco sei palazzine abitate, vendute, con tanto di urbanizzazione, tanto di residenti. Ecco, questo per dirvi, telespettatori, che cittadini, che manca proprio la volontà politica. Non è che noi abbiamo un accanimento contro questa giunta o la precedente, ma quando noi sentiamo parlare di manifestazioni sportive, di marce dei migranti, di area B che vieta l'utilizzo del proprio mezzo, soprattutto alle categorie diciamo più povere, che hanno più problemi economici e quindi non possono cambiare il mezzo. Chiunque di noi cambierebbe un mezzo ogni volta che esce il restyling o il nuovo modello, se potesse, ma dovendo pagare tutte le tasse che sappiamo che sono alte in Italia, cioè viene difficoltoso. Poi aggiungerei il sindaco Beppe Sala, ultimamente ha la fissa, le ossessioni delle periferie e della riapertura dei Navigli. In tutti e due i casi, sulla riapertura dei Navigli non capiamo l'utilità, sulle periferie, a nostro parere e di tutti i cittadini che ci seguono, ci mandano le mail, potete andare a controllare i nostri social, a scriverci, rispondere, non c'è censura. Le periferie sono abbandonate e non lo diciamo a caso, non è solo questa area, quelle che state vedendo adesso dalla Piazza d'Armi, ne abbiamo tante altre che vi mostreremo e non è che ce le andiamo a cercare nascoste, eccetera, sono delle cattedrali immense. Vado con Aurelio, appunto. Aurelio, tu come cittadino impegnato in questo caso del Municipio 7, che è proprio il tuo, con voci di periferia, raccontaci un po' la storia di queste mail, perché hai mandato le mail e soprattutto poi perché sei venuto con noi. Perché tu considera, Tullio, che mi hai fatto mostrare prima il plico di mail che io ho inviato al Comune, al Sindaco Sala, ad altri assessori e all'assessore Scavuzzo, ma considera che questa è solo
la parte che riguarda da quando l'assessore Scavuzzo ha preso la carica di assessore alla sicurezza. Cioè non tocchiamo quelli che quindi sono dal stati... dopo regionali, perché lei, il dal precedente assessore Rozza è diventato consigliere. Ci sono altrettante mail mandate alla Rozza, inerenti sempre allo stesso argomento, cioè sempre a quell'area lì, quindi San Carlo, Piazza d'Armi, Via Bagarotti, okay. Il cerchio allargato. E tra cui c'è anche l'ultima mail che ho mandato, che era un invito al sindaco Sala o all'assessore Scavuzzo a tenerci compagnia in questa trasmissione. Ad onor del vero va detto che il sindaco, cioè le persone, lo staff del sindaco ha risposto alla prima mail chiedendo informazioni maggiori, alla seconda non ha risposto e non si è presentato, come si vede. Quindi è in buona compagnia, direi che personalmente posso parlare per me, che sono il conduttore di questa trasmissione e con il comitato da oltre 3 anni seguiamo le vicende milanesi, non c'è mai stata una volta che qualcuno di loro spontaneamente sia venuto a dire qualcosa. Sicuramente nessuno ha la bacchetta magica, nessuno gli punta il dito contro e gli vuole fare del male, verbalmente o politicamente, però sicuramente chiediamo delle responsabilità, se c'è qualcuno che ha delle responsabilità di intervento che lo faccia, purtroppo non capita mai, però magari nelle prossime settimane ci riserveranno delle sorprese. Ma io me lo auguro vivamente, siamo vicini, anzi colgo così, giusto, siamo vicini alle europee, sarebbe anche modo di racimolare qualche voto in più anche da questi cittadini che magari sono speranzosi ancora e quindi... Beh, tu sei molto positivo, non so se basta venire qui una volta, se funziona così poi giocheremo i numeri a Superenalotto, li diamo a tutti perché saremmo fortunati. Parlavo ovviamente del sindaco Beppe Sala. Va bene, continuando sul discorso, ho qui anch'io dei fogli, non sono quelli di Aurelio perché i miei avrebbero richiesto forse un'autocaravan a parte, di tutte le varie segnalazioni fatte anche alla polizia locale, che ringrazio perché almeno riceve, dice abbiamo ricevuto. Purtroppo gli assessori hanno poco staff, si vede, non riescono a mandare una mail di ritorno. Qui c'è un addendum che sarebbe un documento che è stato redatto dal Comitato Cittadini per Piazza d'Armi, che erano stati invitati anche loro. Presto lo caricheremo direttamente sul nostro sito internet, sul Facebook, quindi City Report, così potrete vedere insomma la proposta che è stata fatta dai cittadini appunto a Invimit, che è il proprietario, cioè il proprietario, il gestore di questa area, e sul da farsi. Purtroppo parlarne adesso senza il diretto interessato ci sembrerebbe anche magari fuorviare il discorso o non poter approfondire dettagliatamente. Fausto, ti volevo chiedere una cosa, allora la zona di forze armate, quindi l'ex cittadella militare, è stato, non esiste più la leva obbligatoria, quindi abbiamo i professionisti. Non si poteva ipotizzare che tutte queste caserme, già in quel momento in cui è stata fatta questa legge, avrebbero avuto dei problemi? Sarebbero diventate delle cattedrali nel deserto? Si doveva, non solo ipotizzare, agire in tal senso. Milano è una città che si espande solo ormai in periferia. Quale occasione migliore di questa? Così come per gli scali ferroviari, così come le aree dismesse che sono, come magistralmente hai documentato, teatro di illegalità quotidiana da anni e anni. Oltretutto erano proprietà di un ministero, quindi non c'è il privato di mezzo, il curatore, dove uno inizia a dire, sai, bisogna mettersi d'accordo, è un soggetto privato, il curatore cambia, o il curatore c'è, non c'è. Qui è un ente ministeriale che... col quale bisogna trattare per un interesse comune, per risanare un'area degradata e bomba ecologica, quindi dove il decreto Salvini prevede anche delle grandi agevolazioni per procedere in tal senso, giustamente. Ma anche prima del decreto Salvini, l'abbiamo fatto 20 anni fa, dicevo prima, e non eravamo dei geni, e quindi... qui c'è un progetto che io non conosco neanche, anzi ti ringrazio. No, l'unica cosa, do 2 dati perché li trovo scritti qui per essere più preciso, l'area complessiva è di 618.000 metri quadri. Impressionante. Quindi veramente fa pensare quando noi parliamo di, si ipotizza di costruire un nuovo ospedale perché ci sono 2 ospedali a Milano che sono vetusti, non sono più diciamo a norma per tante cose, parliamo del San Paolo e del San Carlo, appunto San Carlo vicino a quest'area, ecco, magari se proprio si vuol fare un ospedale invece di portarlo magari troppo in periferia, si potrebbe riutilizzare quest'area.
fa in questa maniera anche sanare la zona. Fra l'altro, nel caso, mi auguro di no, ma purtroppo finora è andato così, quando si abbandona un edificio pubblico così grande come un ospedale per andare a trasferirsi dall'altra parte, non so se vi ricordate l'ospedale di Garbagnate, dove addirittura c'era una bellissima chiesa dell'Ottocento che è stata poi devastata dai vandali, eccetera. Spero che non succeda questa cosa anche quanto riguarda questi due ospedali. Non voglio mettere le mani davanti, però quando leggo che ci sono dei progetti del genere, e come dice Montrone, che per quanto mi riguarda è un amico e un buon amministratore, perché sennò rimane l'amico, ma inviterei qualcun altro. Grazie. Si può fare dei progetti appunto di costruzione di nuovi ospedali e non sapere che destinazione d'uso avranno questi altri? Qui alla mancata volontà di migliorare le situazioni territoriali a favore dei cittadini c'è anche l'incapacità più totale. E io credo proprio sì. Veramente complimenti a Tullio, ma non perché è un amico, ma perché mi ha dato un'idea fantastica. A fianco del San Carlo c'è uno spazio che prima o poi, si spera prima che poi, andrà convertito a servizi e ad alloggi e a parco verde. Siamo a fianco a un ospedale che invece andrà chissà dove, o fuori Milano, o comunque in una zona più scomoda. Si ipotizza Robecco, sul Naviglio, un posto del genere. Con tutto il rispetto delle meravigliose zone del Naviglio, chiaramente è molto più difficilmente raggiungibile, non c'è il tessuto urbano che fruisce dell'ospedale. Quindi a fianco, Tullio, così la buttata, ma veramente sembra banale, ma invece è geniale, c'è un'area disponibile. Ma tra l'altro che potrebbe ospitare un ospedale nuovo, funzioni, negozi, servizi, eccetera, eccetera. Tra l'altro, Fausto e Aurelio, cioè questa cosa viene fuori, questa mia idea viene fuori anche perché ho letto quello che scrivono i vari comitati che difendono la piazza d'armi. E sicuramente all'interno di tutta questa metratura, allora c'è chi vuole un parco, c'è chi vuole delle costruzioni, credo che nessuno avrebbe da dire qualcosa se si costruisse un nuovo ospedale lì. No, penso di no, perché è una cosa utilissima, anche perché levando il San Carlo, tutto il bacino di utenza... E anche il San Paolo, tutto il bacino di utenza che viene coperto dal San Carlo e il San Paolo, e poi si troverebbero in serie difficoltà. Tra l'altro, una curiosità mia personale... Area posteggio? Bravo! Si parlava, che anzi dovrebbero iniziare a breve i lavori, dei quattro parcheggi che girano intorno al San Carlo. Se non sbaglio parliamo di 1 milione di euro spesi per il rifacimento di questi quattro parcheggi. Da cittadino, da persona non all'interno delle istituzioni, quindi ne capisco sicuramente meno di tutti quelli che sono comodamente seduti su una poltrona, ma mi pongo una domanda. Spendere 1 milione di euro all'incirca per rifare i quattro parcheggi, ed è una cosa bellissima e utilissima, lì dove il San Carlo fosse ancora in essere. Se io devo abbattere il San Carlo, i parcheggi del San Carlo... E il San Carlo non potrà essere abbattuto perché c'è dentro una chiesa che ha valore, prestigio, storico, eccetera, quindi deve rimanere lì. Quindi diventeranno i parcheggi della chiesa. No, è di tutto il collegato, è di tutti i vari padiglioni collegati. Ho capito, che secondo me diventeranno un futuro parcheggio dei camper di Rom e via discorrendo, anche perché l'aria già purtroppo aveva già avuto questo problema. Esatto. Purtroppo. Mi duole dirlo, altri signori che frequentano le televisioni, conducono programmi, si dicono giornalisti, eccetera. Forse questa è una domanda da fare. Cioè, che fine farà il San Carlo o comunque questi ospedali, chiediamolo ai diretti interessati, io lo farò, se lo fate anche voi, magari i cittadini hanno più forza per avere qualche risposta prima che qualche disastro si perpetua. Esatto. Andiamo con la pubblicità che abbiamo sforato, ci vediamo tra poco. Quando devi arredare il tuo bagno, scegli di evitare sorprese. Affidati a chi ha più di 20 anni di esperienza nel settore. Un'esposizione totalmente rinnovata dove potete trovare i migliori prodotti delle aziende leader abbinate alla professionalità e alla competenza del nostro staff.
Siamo Dimensione Bagno, da sempre realizziamo, ristrutturiamo e arrediamo ogni tipo di bagno, con la garanzia di un servizio completo e certificato. Sostituisci la tua vecchia vasca con un nuovo e più funzionale box doccia, usufruendo dei benefici fiscali. Questo è il momento. Dimensione Bagno ti offre un lavoro veloce, preciso e a prezzi convenienti. Per il bagno migliore che tu possa desiderare, scegli Dimensione Bagno, a Pessano con Bornago, sulla statale Gratemelzo e sul web dimensionebagno.it. Dimensione Bagno, l'esperienza del benessere. Ciao a tutti, sono Gabriele Sirtori, in arte e per gli amici Gasi Automobili. Questa è la nostra sede e adesso vi presentiamo alcune delle nostre offerte. Opel Mokka, gennaio 2016, 50.000 km certificati, due proprietari, condizioni ottime interno e esterno, gomme 4 Season nuove appena montate, un anno di garanzia in tutta Europa da noi, tagliandata, controllata e revisionata da Gasi, a 13.900 euro. Vieni a trovarci, diventeremo amici. Parola di Gasi. Benvenuti in questo nuovo punto vendita Mondoflex. Siamo nel negozio di Monza. Vogliamo iniziare bene questo nuovo anno con i saldi invernali 2019. Entrate nei nostri negozi, seguite il bollino rosso, sicuramente troverete l'affare che state cercando. Reti e materassi di nostra produzione scontati del 30, 40, 50% e tantissimi articoli di fine serie o da campionatura con un ulteriore sconto del 20%. Ma non solo, divani letto certificati dall'Istituto Italiano di qualità scontati del 20%, poltrone con meccanica italiana certificata detraibili dalla spesa sanitaria scontate del 30%. I saldi Mondoflex sono anche piumini d'oca leggeri, traspiranti, anallergici scontati del 20%. Seguite il bollino rosso, i saldi Mondoflex vi aspettano. Di nuovo qui con voi, nel mentre nei fuori onda viene di tutto. Una volta monteremo il filmato e lo faremo vedere quando avremo una certa età, però che non siamo punibili legalmente. Cosa succede? Stavamo giustamente parlando dell'area Piazza d'Armi, Aria Verde. Modestamente io e il nostro comitato, il comitato dove c'è Daniele Menti, quello di Aurelio Miranda, ma anche tanti altri comitati che conosciamo, ci hanno proprio portato avanti questa proposta dicendo: ma cavolo, la cittadella, proprio così, cavolo, la cittadella della giustizia che è da anni che viene proposta, perché sono scomodi trasferimenti dai carceri, quindi da San Vittore al Tribunale, si deve passare per il centro di Milano, sono comunque palazzi storici che adesso diventano poco agevoli e purtroppo sono anche nel centro delle città, quindi ingorgate, c'è un gran problema per le tradotte, eccetera. Perché non fare di questa proprietà pubblica la cittadella della giustizia, quindi tribunale, carcere e anche l'ospedale, comodo anche, voglio dire, per i carcerati, per chi abita in zona, eccetera, e il resto lo si lascia aria verde? Questo è un grande mistero, è lo stesso mistero che mi tormenta su altre aree, che questo non sia il presupposto, quest'area, e tutti quelli che non vogliono metterci becco o comunque tendono a sgusciare come i serpenti, che non ci sia un grande interesse di speculazione immobiliare, e ci siamo capiti, anche da parte di qualcuno che è pagato con soldi pubblici. Speriamo di no. Va bene, Aurelio, torniamo invece al discorso delle mail. Appunto, tu hai mandato mail su tantissime situazioni della zona. Sì. Per quanto riguarda invece la questione dei fuochi, adesso stiamo vedendo le immagini delle baracche, tu sai che dentro queste baracche, hai visto, c'è questa compravendita, eccetera. Lì dentro, in maniera totalmente oscura e occultata, si insediano un sacco di persone. Addirittura ci è stato detto che molte volte capita che avviene qualcosa, queste persone sono ricercate dalla polizia, scappano dalle case popolari che sono nella zona occupate e si nascondono dentro queste baraccopoli. Un signore ha una gelateria in zona, ecco, vi porto questo esempio, e per un tavolino in più è stato multato ed è stato minacciato addirittura dalla chiusura del negozio. Ma come può essere che questa giunta milanese usi sto parametro così poco comprensibile? Io non so dirti che parametri usino per gestire questa città, perché sono per me incomprensibili, sinceramente. Cioè, neanche impegnandomi riuscirei a gestire così male questa città.
E quello invece che spero accada non tra un mese, domani mattina, cioè stasera va in onda la trasmissione, la vedrete tutti quanti, domani mattina io spero che subito ci sia un intervento di sgombero, perché è inammissibile che dei terreni pubblici, cioè dei terreni di tutti, dei terreni che appartengono allo Stato italiano, vengano venduti da privati cittadini disonesti, tra l'altro, questo lo aggiungo io, a chiunque altro, che sia adesso extracomunitario italiano, questo non mi interessa al momento, interessa però il principio che non deve passare, perché altrimenti chiunque può iniziare a vendersi l'appartamento di popolare. Già succede e non va bene, e non va bene. Allora, adesso la stai mandando in onda e ti ringrazio. Ma è un circolo negativo, Aurelio e Fausto, è un circolo negativo, sì. Questa cosa, perché se qualcuno capisce che c'è impunità, e lo stanno capendo in molte persone comunque che già vivevano di espedienti e malaffare, comunque stanno capendo che non c'è più né il contrasto tra virgolette delle forze dell'ordine, e devo dire la verità, neanche più quello sociale anche da parte dei cittadini. Perché? Perché il cittadino, quando si accorge che se va a dire quattro parole a queste persone viene tacciato di razzismo e magari viene anche aggredito e gli viene dato anche torto, perché comunque quest'area non è la sua, anche se è pubblica, cioè qui stiamo creando un mostro in questo caso. Cioè stiamo creando uno stato di impunità verso certe persone, maggiormente quelle che si dedicano al malaffare, che io non mi ricordo di aver mai visto nella mia vita. Purtroppo sì, è inammissibile una situazione del genere, sono le famigerate periferie di cui Sala era ossessionato prima delle elezioni. Sì, peccato che sono passati 2 anni e mezzo abbondanti, nelle periferie si è visto molto poco. Quasi ripeto, non è che si punta il dito su Beppe Sala perché è una cattiva persona, diciamo che comunque come amministratore credo di non essere il solo, non siamo assolutamente soddisfatti. Ma faccio una domanda a Fausto tecnica, perché come conoscete Fausto come esperto di sicurezza, politico eccetera, ma ha anche un'altra professione che poi ci dirà, si occupa anche di edilizia eccetera. In un'area come questa, se questo terreno fosse privato, sarebbe ammessa tutta questa situazione? Se fosse privato sarebbero già state edificate palazzine, sarebbe già stata edificata o un nuovo ospedale o un nuovo palazzo di giustizia, perché le convenzioni, scusate il tecnicismo, le convenzioni stipulate con un ente pubblico prevedono che una parte di quell'area venga destinata a servizi pubblici. Cosa vuol dire? Il privato che usufruisce di questi volumi, di volumetrie per edificare, deve costruire un ospedale, una caserma, una struttura pubblica, una scuola, a seconda della richiesta ufficiale, in questo caso il Comune di Milano, che determina gli indici e le volumetrie. Quindi non è un prodotto già confezionato. Tra l'altro sta settimana si stanno votando i PGT. Esatto, ma poi guarda qua, io leggo adesso e ti ringrazio ancora per queste informazioni. Questa società è del Ministero, se non ho capito male, quindi è pubblica. Non è che fa il favore al palazzinaro di turno, che giustamente non va fatto. Quindi tu dovresti, un progetto del genere dovresti approvarlo immediatamente, perché è fatto da una società pubblica, proprietaria di un'area pubblica, del Ministero in questo caso, e poi come comune saggio dire: ho bisogno di un altro ospedale per i motivi che si dicevano prima. Esatto. La cittadella dell'una della giustizia va concepita, la necessità di avere un ampio parcheggio di interscambio, una funzione pubblica importantissima, gliela imponi alla società, pubblica o privata che sia. Qui bisogna sgomberare il campo da pregiudizi. Un attore privato o pubblico deve per forza costruire una struttura pubblica. Punto. Sì, e un amministratore pubblico dovrebbe anche prevedere queste situazioni, che ormai sembra incredibile, ma no, non hanno mai nessun sviluppo precedente. Ma quando c'è degrado è obbligo dell'amministrazione procedere in tal senso. Non è, ripeto, il favore al palazzinaro privato o all'ente pubblico dell'amico dell'amico. Qui c'è una situazione di degrado esplosiva. È sorprendente, dove veramente addirittura si vendono spazi abusivamente occupati,
dove si bruciano i rifiuti tossici, attenzione, a pagamento, altro ricordiamo. Che, altro che le polveri sottili che quando spengono il riscaldamento scompaiono magicamente, non certo per la maestria di Tullio. No. Attorno ci sono dei palazzi abitati da famiglie, esatto. con dei bambini. Quindi c'è un obbligo proprio in quanto il sindaco è per la legge il tutore della sicurezza e della salute pubblica assieme al prefetto. Con le proprio ufficiale di governo, è proprio stabilito da... Peccato che solo negli ultimi giorni alcune delle segnalazioni che avevamo fatto, appunto via Gian Battista Grassi di fronte all'ospedale Sacco, è andata a fuoco. I vigili del fuoco hanno lavorato un sacco di ore, quindi anche un costo per la collettività, oltre che sanitario, anche un costo proprio per pagare il personale. Ma lì uno può dire, sai, ne sa malapena di chi sia la proprietà, è un privato delinquente che sfrutta. Qui invece c'è una situazione chiara, un'area di proprietà del Ministero controllata da una società 100% del Ministero, quindi pubblica, che propone un'iniziativa che io non conosco e non voglio conoscere. Il Comune gli impone di fare i servizi e la questura, come abbiamo fatto noi il maxi sgombra ai tempi, libera in due giorni, ti libera un'area così. Tra l'altro a fianco vediamo nelle immagini il campo di calcio dove i ragazzini crescono, dovrebbero giocare, intorno tutta l'immondizia e il degrado, una cosa veramente incredibile. Va bene, direi che per oggi possiamo anche concludere qui. Abbiamo trattato questa situazione sperando, caro Fausto e caro Aurelio, tra qualche giorno di non dover sentire, come è capitato per l'aria appunto di fronte al Sacco, che ci sono persone intossicate, danni, incendi, perché comunque non vogliamo dire ve l'avevamo detto, però è così. E in questa occasione saluto tutti i cittadini del Municipio 7 che hanno collaborato con noi per questa attività. Saluto Aurelio Miranda di Voci di Periferia, che ringrazio sempre per la sua passione e per il tempo che dedica a queste attività. Fausto Montrone, che tra le sue mille attività ci dedica anche un po' di tempo anche a noi. Ve lo meritate, veramente grazie a voi, sottolineo, e ai cittadini chiaramente, che forniscono le informazioni per le quali voi operate. Ringrazio l'editore di La 6 che ci lascia in piena libertà da poter discutere di queste cose, cose che molti non vorrebbero che la TV... Vabbè, non diciamo altro. Un saluto a Beppe Sala, ci vediamo giovedì prossimo, sempre sulla 6 con City Report. Andiamo avanti.